sicuramente mi riallaccio a quanto detto da Ivo, perché un tema centrale, diciamo, di queste argomentazioni è sicuramente il tema del commercio, il tema delle attività produttive. Noi abbiamo una vivibilità, oltre che viabilità, che deve essere affrontata, perché la città non è di una categoria in particolare. Quello che noi stiamo facendo, l'idea di riqualificare il centro storico, vitalizzarlo, e quindi tutte le iniziative culturali, infrastrutturali, sono iniziative che vanno alla cittadinanza in generale. Quindi, rispetto a questo, è chiaro che non possiamo, anche rispetto al dibattito che c'è stato negli ultimi tempi, non partire dal fatto che tema centrale, che la crisi del commercio è una crisi così radicata e così estesa ai consumi in generale, al potere d'acquisto che le famiglie non hanno più, di risparmiare, di rimettere soldi nell'economia, cioè è una crisi così strutturata che se noi guardiamo giugno è il mese dei vari indicatori, c'è stato l'osservatorio della Confesercenti la settimana scorsa, Confcommercio, nel primo quadrimestre, dati del commercio primo quadrimestre 2013, hanno chiuso 21.000 attività commerciali. Si prevede che se non ci sarà un trend diverso, da qui a fine anno ne chiuderanno altre 43.000, con una perdita di 120.000 circa posti di lavoro solo nel settore del commercio. Veneto? No, questo è il dato generale, nazionale. Poi, nello specifico, il dato ci dice che ogni attività produttiva che apre, legate al commercio e pubblici esercizi, ne chiudono tre. Questo dato, ne abbiamo anche un rappresentante delle categorie qui dentro, ma non è tanto differente, okay, rispetto al nostro territorio. Quindi stiamo parlando di temi e di argomenti che riguardano in generale il commercio e di temi che soprattutto riguardano una necessità di rimuovere questi ostacoli che impediscono al commercio in una fase più difficile e strutturale dell'economia ferma dal 2008 di trovare delle soluzioni che gli stessi operatori commerciali in questo momento non sempre trovano a livello di identità di strategie. C'è chi dice che bisogna anticipare i saldi, altri dicono no, i saldi è proprio perché la gente lo identifica come un momento, un periodo specifico, devono acquisire in quel momento il loro valore, altrimenti si sminuiscono e non hanno più il loro effetto. Cioè anche nelle strategie ci sono argomentazioni diverse rispetto alla modalità di uscirne. Quindi, qual è il tema principale rispetto a questo? Che bisogna rimuovere in generale gli ostacoli che impediscono al commercio in questo momento di trovare delle soluzioni per rimanere a galla, per vitalizzarsi e per resistere a questa crisi. E questi ostacoli si possono rimuovere solo in questa misura a livello nazionale. C'è un aumento dell'IVA, sappiamo benissimo che tutte le categorie lo temono come il momento che potrebbe ulteriormente affossare questa difficilissima fase per i commercianti. Bisogna lavorare sulla rimozione di quelli che sono il cuneo fiscale, quindi le tasse che non permettono a imprese e a famiglie di avere quel potere di acquisto che aiuta a rimuovere e a mettere in movimento l'economia. Gli stessi commercianti, l'associazione di categoria, in un ultimo loro comunicato stampa, ricordando quell'iniziativa che dovrebbero fare per sensibilizzare ancora di più ovviamente su questo tema la cittadinanza, ricordano che questa iniziativa c'è anche da parte loro la volontà di ricordare a chi ci governa che è da lì che arrivano le soluzioni. Ecco, questa secondo me è una premessa importante, perché poi in questo incontro di oggi, nell'ordinanza, diciamo nella delibera di giunta che porterà l'ordinanza che poi noi abbiamo fatto sulla ZTL, questa apertura è uno sviluppo di dialogo tra un'amministrazione con tutti quelli che sono gli interessati a far sì che le cose riescano, possano funzionare meglio e ognuno dal proprio punto di vista, ci sono le associazioni territoriali, ci sono i cittadini, ci sono questioni tecniche di opere infrastrutturali che si possono fare o meno, ma
nel momento in cui c'è una visione sinergica, c'è un dialogo, si riescono a sistemare, a organizzare e a sviluppare in quest'ottica di valorizzazione generale della cittadinanza. Ed ecco perché non si tratta di rifare l'asfalto di una strada e quindi rendere operativo, no, in due mesi questo passaggio di cui parlava l'assessore Simonella. Cioè il tempo che serve è un periodo in cui si ragiona sulle attività da fare, noi le abbiamo viste, abbiamo fatto 500 tavoli, sappiamo quali sono le iniziative che vanno pianificate, ma fondamentalmente sono opere che in maniera generale e completa devono aiutare, quindi poi do una palla anche all'assessore Retter, devono aiutare a far sì che siano iniziative che valorizzano a livello infrastrutturale un centro storico, a livello di valorizzazione delle attività commerciali, a livello di valorizzazione storica e culturale la città, per fare in modo che diventi più vivibile per i propri cittadini, e che a livello di azioni e iniziative concrete possa portare a quella promozione anche turistica che stiamo vedendo che attraverso determinate azioni che abbiamo iniziato a mettere in piedi, e quindi questo è un altro capitolo, lo vedremo anche in un altro momento, incominciano a dare determinate risposte. Quindi il mio contributo rispetto a questo tema vuole essere questo: da parte nostra, da qui in poi, ci sarà ancora di più questa apertura per capire quali possono essere quelle iniziative ulteriori che come amministrazione possiamo valutare a livello di centro storico, a livello di contributo proprio alle attività commerciali, per aiutarle ancora di più in questo processo, in questo percorso che ci auguriamo assieme, ma la porta mi pare sia aperta per discuterne, ci porteranno alla primavera del 2014 con una, diciamo, con una città che ha una maggiore attrattività, che ha una maggiore forza unitaria di crescere e ritrovare quel suo, diciamo, ruolo che vuole avere, che noi tutti vogliamo riportare su Porto Duaro, che è quello di essere centro, punto di riferimento per Venezia.